Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera, buonasera a tutti. Dopo il rancore nel 2017 e la cattiveria nel 2018, adesso è l'ansia il sentimento che sembra prevalere tra gli italiani. Così almeno sostiene il Censis nella sua ultima, nel suo rapporto, il 53esimo, che è stato pubblicato qualche giorno fa e presentato al Paese. Bene, questa ansia, mista alla cattiveria, mista al rancore, che cosa produce secondo il Censis? Produce in quasi la metà degli italiani, cioè il 48%, il desiderio dell'uomo forte. Quindi tutti i giornali hanno titolato "Gli italiani vogliono l'uomo forte". In realtà è la metà degli italiani che sembra volere l'uomo forte, ma poi è, ed è la domanda che ci facciamo noi, serve davvero all'Italia l'uomo forte? E questo quindi il tema, diciamo, della serata, quello che noi chiediamo ai nostri telespettatori, ma ovviamente poi anche sulla base delle vostre considerazioni spazieremo su tutti gli argomenti di attualità. Questa sera abbiamo con noi un graditissimo ospite, io ve lo presento subito, Oscar Lancini, buonasera. Buonasera. Deputato europeo della Lega, già in passato sindaco di Adro, conosciuto anche per varie vicende, deputato europeo dallo scorso anno, rieletto nel marzo di quest'anno nelle liste della Lega. Allora, la domanda la pongo ovviamente anche a lei. Serve all'Italia oggi l'uomo forte, sì o no? Ma innanzitutto mi piacerebbe precisare che metà degli italiani ha detto che vuole l'uomo forte, perché secondo me l'altra metà vuole la donna forte. Ah. In che senso? Nel senso che per uomo forte si intende la persona che decide, che si assume le responsabilità, che va avanti a testa alta con quelle che sono le decisioni e gli impegni che ha preso con il paese Italia. È un po' come un sindaco, il primo ministro, che ha la sua giunta, che ha un programma elettorale e che questo programma elettorale, se vuole essere un uomo di parola, deve mantenere. Però perché il Censis dice esattamente: i cittadini sono tentati dall'uomo forte al comando che possa non preoccuparsi delle elezioni e del Parlamento pur di risolvere i problemi. Però la nostra è una democrazia parlamentare, come fa l'uomo forte a non preoccuparsi del Parlamento? Come fa a non preoccuparsi del Parlamento? Secondo me si deve preoccupare di mantenere gli impegni che prende con i cittadini, non del Parlamento. È come un consiglio comunale dove il sindaco è preoccupato per la sua maggioranza all'interno del consiglio comunale. C'è qualcosa che non va. O quelli che sono stati eletti con lui non condividevano il programma e allora a questo punto hanno imbrogliato i cittadini, oppure è lui che ha cambiato il programma e allora a questo punto è lui, cioè il primo ministro, che imbroglia i cittadini. Io credo che la coerenza, la decisione, la voglia di dimostrare ai cittadini che quando si prende una strada la si può portare fino in fondo, senza farci condizionare dalle opinioni pubbliche piuttosto che dalle correnti dell'Europa o da quant'altro, sia la persona che vuole il cittadino italiano oggi. Una persona che quando prende un impegno lo mantiene. 031 33 00 655, questo è il nostro numero di telefono, lo conoscete, anche potete scriverci su WhatsApp o inviarci dei messaggi vocali. Il numero è 335 70 84 396, li vedete in sovrimpressione, i telefoni sono aperti. No, perché diciamo questa cosa dell'uomo forte mi ha fatto pensare tante cose. Intanto mi ha fatto pensare quando Salvini quest'estate, forse in maniera troppo irruente, cioè ha chiesto i pieni poteri, forse non lo ha fatto in maniera, cioè gli è sfuggita quella frase, però alla fine attorno a quella frase si è poi costruito tutto un meccanismo mediatico. Pronto? Pronto, buonasera Dario. Buonasera, buonasera. Senta, l'uomo del balcone, del balcone non ci sarà, assolutamente, però non bisogna nemmeno scherzare con la sovranità dello Stato italiano, perché l'italiano non è un popolo in svendita,
non si svende, non si danno 140 miliardi per un MES dove non rientra nemmeno mezza lira. Che però non li diamo. Cosa voglio dire? Lei è Marcello, io l'ho riconosciuta Marcello, però già la settimana scorsa le ho detto che noi quei soldi non li diamo, però va bene, cioè d'accordo. Però la domanda, che faccio anche a lei, serve o no l'uomo forte a questo paese? No, assolutamente. No. Servono le elezioni. Serve un Parlamento eletto dai cittadini. I cittadini hanno perso sovranità e il popolo hanno perso. Quindi decidono tutti gli altri per gli italiani. Questo non va bene. Ci vogliono le elezioni democratiche. Però le elezioni ogni quanto? Perché noi abbiamo votato nel 2018. Ogni quanto bisogna votare, secondo lei? Ogni 5 anni è la scadenza normale. Però sappiamo pure che ci sono stati 60 governi in pochi anni. Certo. Quindi dipende dalla maggioranza. Certo. Oggi questa maggioranza è fatta di trasfughi, di voltagabbane. E questo è il punto. Va bene. Adesso, siccome che nel paese soffia un vento che non è di sinistra, bisogna andare alle elezioni. Va bene. Che invece non bastano quattro parlamentari che cambiano casacca. Va bene. Va bene, io Marcello. Comunque, mi saluto. Grazie, arrivederci, grazie. Io adesso io la penso un po' diversamente, ma rispetto sempre i nostri telespettatori, perché in realtà non è che qui abbiamo parlamentari che hanno cambiato casacca, qui abbiamo parlamentari che hanno fatto una scelta prima e una diversa scelta dopo. Cioè, secondo lei ogni quanto bisogna votare? Cioè, anche questa cosa che... cioè, non so, in Italia basta un'elezione provinciale o regionale per poi far saltare il banco. Non le sembra un po' eccessivo? No, non è proprio così. Ah, lei dice che non è così. Sentiamo il nostro telespettatore e poi le do la parola. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Con chi parlo? Sono Ludovico, da Milano. Ludovico, può aspettare un secondo che faccio una domanda? Certo, lei aspetti solo un attimo, eh. Cioè, secondo lei non è così... No, secondo me c'è bisogno delle elezioni, come diceva il signor Marcello prima. Queste elezioni devono dare un mandato chiaro ad una parte politica che deve essere omogenea con se stessa, se è fatta da più partiti, perché altrimenti non funziona, lo abbiamo visto. Però da lì poi si deve andare avanti e proseguire per quello che sono gli impegni che si prendono con i cittadini. Diversamente, quella frase che diceva lei prima è una frase che Matteo Salvini ha detto, ma che ovviamente non intendeva quello che poi gli è stato costruito sopra da parte dei media e da parte dell'opinione pubblica. Poi ci dice che cosa intendeva Matteo non Salvini. È fatto così. Matteo, chi conosce Matteo... ho capito, le parole sono pietre, no? Lo diceva Carlo Levi. Le parole sono pietre, però le parole bisogna pesarle nella maniera corretta e nel contesto di quello che appunto è il discorso che si fa, perché se si prendono singolarmente quelle frasi, ovviamente quelle parole possono dare un significato diverso. Bene. Pronto, Ludovico? Ciao, buonasera. Prego. È un po' che non ci sentiamo. Prego. Senti, no, è curiosa l'intervista che state facendo al personaggio della Lega, quello che aveva disteso tutta la Lombardia con il sole delle Alpi. Più che altro aveva appeso, se io non ricordo male, adesso sono passati anni, aveva tappezzato più che altro la scuola, se ricordo bene, del sole delle Alpi. Appunto, sì. Appunto. Sono ancora? Ci sono ancora, dice, ecco, sì. Ci può dar fastidio? Non dovrebbero esserci tricolori adesso, visto che non sono più... Questa è una bella domanda. Si confondono le cose. No, però adesso sentiamo Ludovico e poi dopo glielo chiediamo. Prego, Ludovico. Sì, certo. Adesso però gli volevo chiedere, Salvini è un furbo, perché lui non parla apertamente, lui fa tutto sotto banco, è sempre stato un pesce in apnea. E quindi è molto furbo, come sono furbi quelli della Lega, come questo signore, no? Ma furbo perché furbo è una parola che si presta a tante interpretazioni. Certo. E quella che io intendo è la peggiore. Questo signore vuole arrivare al potere, poi si farà vedere lui come si comanda l'Italia. Perché non ci vuole niente, sai, a cambiare la Costituzione. Lui già parla di uscita dall'euro, già parla di
Repubblica Presidenziale. E lui si vede già, insomma, con il FET sulla testa. Vabbè. Va bene, Ludovico, adesso lei ha messo tanta carne al fuoco, vediamo di svilupparla, di cuocerla, di cuocerla. Grazie, grazie, arrivederci, grazie. E andiamo con ordine allora, perché io un po' me le sono segnate. Allora, la prima cosa era il Sole delle Alpi, no, il Sole delle Alpi era un po' il simbolo della Padania, no? Adesso la Lega è diventata però un partito nazionalista. Questo, cioè, in che modo ha cambiato anche il suo modo di vedere le cose? Ma le due cose non sono antitetiche. La Padania fa parte comunque del paese Italia. Non è che perché c'è la Padania non c'è l'Italia, o c'è l'Italia non c'è la Padania. Ma quando ci volevate fare la secessione, però era un po' diverso, no? Sicuramente era diverso. Le cose evidentemente sono un po' cambiate. Nella vita cambiano, maturano, si evolvono, migliorano, e quindi di conseguenza oggi ci sono degli obiettivi che non sono antitetici a quelli che c'erano allora. Oggi si parla di autonomia nella Lombardia, che è un'autonomia che è all'interno del paese Italia, all'interno di una Costituzione. Quindi non è pentito di aver messo i Soli delle Alpi? Ma no, ma ci sono ancora nel, nel mio paese i Soli delle Alpi, così come in tanti altri paesi. Ci sono, sono scolpiti nella pietra arenaria da almeno... Ma secondo lei al fondo 500 i leghisti anni. Storici sono ancora un po' secessionisti oppure no? Ma no, oggi la politica è cambiata, oggi c'è bisogno di discorsi completamente diversi rispetto a quelli che... Oggi si parla di autonomia, non si parla di secessione. Pronto? Pronto, Dario? Sì, buonasera, con chi parlo? Sono Carla, che la guardo tutti... Buonasera, lunedì. Carla, da dove chiama? Da Milano, Carla, lei chiama? Sì, da Milano. Prego, Carla, prego. No, tenga spenta la televisione o senza volume, perché altrimenti ci... C'è un volume, siete voi che prima parlo un altro. adesso... Prego, Carla. Volevo chiedere a quel signore della Lega. Sì, si chiama Oscar Lancini. Signor Oscar. Buonasera, io signora. Sono Carla di Milano. Buonasera. Io, voi dite tante di quelle bugie che solo Dio lo sa. Avete detto che avete tolto il ticket. Avete tolto? Ma non mi venga a raccontare storie, perché guardi, perché abito a Milano, non posso venire a Como, eh. Ho quasi 90 anni, pago sempre, lo so, Dario. Ma il e ticket... Non è che mi prendo meno di pensione di quello che non ho mai lavorato, Dario. È uno schifo. E poi vanno in giro a continuare a lamentarsi. Ma non è... Ma fate le cose serie. Mi piaceva fare di più Bossi. Bossi... E basta, adesso mi sembra tutta una... Non lo so, Dario. Di questo stavamo parlando prima. Veramente. Va bene. Per quello che prendo e quello che pago... potrei andare a rubare il suo mese, io lo prendo in un anno. Va bene, Carla. Grazie, Carla, grazie. Arrivederci, grazie. Non si è capito molto. La signora Carla, però, vede, al di là delle sue, diciamo, considerazioni sulle difficoltà quotidiane, però dice: preferivo Bossi, no? Adesso facciamo gli auguri a Bossi, che peraltro ieri ha fatto il compleanno e in questi mesi non è stato benissimo. Però quella Lega lì, secondo lei, non c'è più, quindi non esiste più. Oppure, no. Però, diciamo, nella base, io non parlo nei dirigenti. No, ma io mi sento un militante come ero militante. Però lei è un deputato europeo, insomma. Ma non è cambiato nulla, guardi che le cose non cambiano in funzione di dove siete seduti. Io prima di essere sindaco sono stato militante, prima di essere parlamentare sono militante. Adesso ha un ruolo comunque dirigente. È un ruolo completamente diverso, ci sono delle responsabilità diverse, ma l'opinione non cambia in funzione del ruolo che si ha. Quindi secondo lei comunque non c'è più. C'è una linea politica, questa è la linea politica che ha dettato Matteo Salvini, eravamo al 3%, siamo al 33-34-35, quello che è, quindi evidentemente questa è la strada da seguire. È la strada giusta, va bene. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Gattino, mi chiamo Gattino. Buonasera, Gattino, da dove chiama? È da Milano. Da Milano, prego. Ascolta, prima lei aveva detto, mi sembra, che si vota dal 2018, però tutti i governi che ci sono stati dal 2011 non sono da Milano. Sì, la sento bene, Gattino. Tutti i governi che ci sono stati dal 2011-2012 non sono stati eletti da noi cittadini. Questi sono in Mattarella, fa ogni 5 minuti la cambia uno, quello che ci vede. Però Agatino, la fermo un attimo, mi ascolti. In Italia non si elegge il governo, in Italia si elegge il Parlamento, poi il Parlamento elegge il governo, cioè nomina, poi il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e il Parlamento dà la fiducia al governo. Quindi in realtà
Io le potrei dire che in tutta l'Italia repubblicana non si è mai eletto il governo. Sì, cioè... però quello che intendeva dire, secondo me, non è sbagliato. Se viene eletto il parlamentare è in rappresentanza di una forza politica che costituisce il governo. Nel momento in cui viene meno la forza politica si dovrebbe ritornare al voto. Ecco, però nel 2018, si è formato il governo tra due partiti che erano in contrapposizione. Cioè, e lo stesso poi è successo dopo. Scusa, però ascolta a me, come mai se non va nel governo delle persone che non sono votate di cittadine? La minoranza si mettono 3-4 partiti assieme e fanno la maggioranza. Questa non è una cosa giusta. Allo stato attuale, Gatino, in Parlamento, diciamo, il partito di maggioranza relativa, che è il Movimento 5 Stelle, che ha preso il 33%, si è alleato con il partito che è il secondo partito del Parlamento, che ha preso quasi il 19%. Ci voglio dire una sola parola e basta, una sola. Se ascolta, poi chiudo. Che mi prego, prego. L'unica cosa che il signor Di Maio ha fatto, la cosa, quello che ci ha detto l'altro giorno, ce l'ho dato l'ultima volta che ho parlato con lei, ha fatto il reddito di cittadinanza. Io conosco amici miei, io abito a Milano, conosco amici miei, sai che fanno? Se vanno al bar, si prendono 4 biglietti di carta e vinci, e il bar sai che si segna panino o qualche cosa del genere, e si prende di carta e vinci. Perché se levano questo reddito di cittadinanza, Di Maio se ne può fare a vendere cacciofi a Napoli. Va bene. Cosa di fare un politico. Va bene, grazie Gatino, grazie, arrivederci. E non è stato un errore fare il governo all'inizio di questa legislatura, come dice Gatino, mettendo insieme chi era stato contro durante le elezioni, durante la campagna elettorale? Ma lì si è trattato di costituire una maggioranza con degli obiettivi prefissati. A un certo punto questi obiettivi prefissati continuavano a subire una risposta negativa da parte di una parte del Parlamento, del governo, e quindi di conseguenza si è presa la strada più difficile, cioè quella di dire andiamo al voto, perché andare al voto per qualsiasi andiamo al politico. Voto, dice la Lega, però nel momento in cui c'è un'altra maggioranza in Parlamento è del tutto legittimo che si continui con questa legislatura. Legittimo per chi? Per chi? Per la Costituzione, prevede questo, per il capo. Sembra poco. Ma lei sente i cittadini che si lamentano? Ho capito. Che dicono che vogliono andare a votare? Non le sembra poco questo? No, a me non sembra. Non hanno il diritto poco. Di votare se i cittadini vogliono votare? Sì, però i cittadini hanno il diritto di votare, però non hanno il diritto di votare ogni anno, hanno il diritto di votare quando non c'è più una maggioranza in Parlamento. Sì, ma se la maggioranza che si sviluppa in Parlamento è una maggioranza che non rappresenta il voto popolare, il cittadino ha il diritto di votare. Ma in realtà però lo rappresenta votare. Il voto popolare, perché alle elezioni il risultato è stato quello. Sì. Certo, il problema è che poi, siccome in Italia si vota ogni 6 mesi, perché c'è un'elezione europea, c'è un'elezione regionale, magari i voti possono cambiare, poi si guarda pure ai sondaggi, allora a quel punto diventa davvero difficilissimo. Questo Ma guardi, è un se le cose andassero bene, se le cose andassero bene non ci sarebbe nessun problema, nessuno si lamenterebbe. Purtroppo le cose con questo governo non stanno andando per niente bene. E quindi di conseguenza io credo sia giusto che il cittadino abbia il diritto e il dovere di andare a votare e di esprimere quella che è la nuova maggioranza che ritiene giusta per il governo di questo paese. Io poi capisco che ci sono problemi, bilancio, non bilancio, la comunità europea e quant'altro, e quindi il capo dello Stato ovviamente deve fare i suoi discorsi, i suoi ragionamenti e quant'altro, però che rimanga inascoltata la volontà del cittadino è sbagliato. Senta, però, tornando all'uomo forte del Censis, no? La cosa interessante è che di quel 48%, cioè quel 48% sale poi di 15 o 20 punti percentuali, via via che cala il reddito delle persone intervistate, diminuisce il tasso di istruzione e anche la posizione sociale, diciamo, è a livello più basso. Cioè, questo è un elemento che molti hanno messo in evidenza e sul quale adesso la chiamo a discutere dopo questa telefonata. Pronto? Buonasera Dario. Buonasera Carlo, buonasera. Saluto Lancini, buonasera Lancini. Buonasera, non so con chi stiamo parlando. Il signor Carlo da Milano. All'Italia non serve l'uomo forte, serve una classe dirigente forte, che non lasci, che non si faccia ben volere dando le caramelle, facendo il cuore, accontentando a destra e a manca, ma facendo una politica di rigore seria,
per poi avere risultati nell'arco temporale di 5-10 anni. Finché ci avrà una classe dirigente che guarda solo il consenso elettorale immediato, saremo sempre in queste acque. Ecco, a questo proposito, Carlo, voglio dirle, poi le anticipo che avremo alle 10 poi un collegamento telefonico con un politologo piuttosto conosciuto, importante, si chiama Mauro Calise, che ha scritto un libro proprio recentemente, Il Principe Digitale, in cui affronta proprio quello che sta dicendo lei adesso, cioè il cambio di, diciamo, di marcia imposto dal, soprattutto dal web al consenso, cioè alla ricerca del consenso. Perché oggi il consenso, quello che fa specie è che ogni politico cerca il consenso immediato perché deve dare risposte al suo entourage dicendo che noi dobbiamo vincere a tutti i costi le prossime elezioni. Ma non serve vincere le prossime elezioni quando hai un paese in ginocchio. Il paese in ginocchio ha bisogno di avere un tipo di reazione unitaria e di conseguenza ci vuole che ci deve essere un processo di educazione del cittadino a capire che non si può avere tutto subito, perché quel tutto subito lo si dà solo ai bambini, certo, e non agli uomini. E questo è un messaggio che deve passare. Purtroppo io penso questo nella mia... Mio padre mi ha sempre insegnato che prima di essere severi con gli altri bisogna essere severi con se stessi, certo. La saluto. Grazie, Dario, Carlo. Rancini. Grazie. Buonasera. Grazie. Ciao. È interessante questa riflessione, no? Perché si allaccia a quello che le dicevo io. Cioè, oggi sembra quasi che la politica debba dare una risposta che non è immediata, di più. Nessuno guarda lungo, nessuno ha lo sguardo lungo. Perché succede, secondo lei? No. La politica deve dare la risposta subito, ma con l'obiettivo a lungo. Cioè, la risposta di oggi deve produrre dei benefici nel tempo, altrimenti non serve a nulla. È la caramellina che diceva il signore con cui stavamo parlando poc'anzi, è la caramellina che dà al bambino, così sta zitto ma non risolve il problema. Noi abbiamo bisogno che quando si va a votare ci sia un'elezione certa, cioè con numeri certi, non che ci sia la possibilità che tre si spostano di là, due vanno dall'altra parte e viene a mancare la maggioranza. La maggioranza, chi viene eletto, deve avere il diritto di governare per 5 anni. Quindi ci vogliono numeri certi, non punti di scarto, un punto di scarto. Questo lo capisco, però sembra che arrivi all'orizzonte, no, a questo proposito, una legge elettorale proporzionale con collegi piccoli e uno sbarramento abbastanza alto, potrebbe essere il 4%. La Lega ha presentato un referendum, anzi diciamo la Lega ha chiesto ai consigli regionali nei quali è maggioranza di proporre un referendum abrogativo della legge attuale, per cui si toglierebbe totalmente la quota proporzionale per arrivare a un maggioritario puro. Però oggi Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, dice: a me va bene anche il proporzionale. Insomma, non le sembra un po' strano? Cioè, la Lega cosa vuole? Vuole una legge maggioritaria o vuole una legge proporzionale? No, noi vogliamo una legge per cui chi vince governa. Non c'è più possibilità di cambiare la casacca e di spostarsi. Chi vince per 5 anni governa. Ho capito, però questo dipende anche dal voto degli elettori. Per avere, chi vince e governa bisogna anche prendere tanti voti. Ci siamo capiti. Se è un voto di scarto, quel voto, domani mattina, se cambia casacca, non può far cadere il governo. Per 5 anni il parlamentare, anche se si sposta, non conta più. Bisogna fare una modifica dell'articolo, cos'era, l'87 della Costituzione. Tutto quello che vogliamo, mandato. Ma la gente ha bisogno di certezza. Oggi la gente ha bisogno di avere la persona, l'uomo forte che si dice lì, in realtà è forte perché ha i numeri dietro, non perché è forte che vuol fare il duce o vuol fare il Kaiser o vuol fare, non per quel, in quel senso, è forte perché ha bisogno di avere numeri che gli danno la possibilità di governare per 5 anni. Ma se... Quando una persona sceglie, si sbaglia anche nelle scelte. No, ma l'importante è che scelga, perché rimanere nel limbo come siamo rimasti fino ad oggi o essere ricattati ogni volta da una parte o dall'altra parte del Parlamento non funziona. Però lo faccio vedere l'intervista di oggi, non so se a favore di Camera si può guardare. Salvini: non si blocca il paese per la legge elettorale, può andare bene pure il proporzionale. È quella di oggi,
Ora, col proporzionale, lei sa benissimo che insomma, è più difficile ottenere una maggioranza certa, perché... Non impossibile, per carità, però, diciamo, escludendo il fatto che la Lega arrivi al 51%, dovrà fare comunque una coalizione, ma questa coalizione non è detto che arrivi a quel risultato. Quindi, cioè, in realtà, mi sembra un po' contraddittoria questa scelta. A lei no? No, oggi c'è bisogno di dare la parola ai cittadini. Se si può cambiare la legge elettorale, meglio. Se non si può cambiare la legge elettorale, andiamo di corsa alle elezioni, perché questi signori stanno vendendo l'Italia un pezzo dopo l'altro. Va bene. Va bene, noi torniamo fra pochissimi minuti, perché abbiamo un po' di pubblicità e continueremo ovviamente a discutere di quello di cui stiamo parlando, l'Italia. L'Italia è in vendita, come dice l'onorevole Lancini, ma vediamo dopo che cosa significa. Siamo di nuovo in onda, con noi questa sera c'è Oscar Lancini, deputato europeo della Lega. Parlava dell'Italia in vendita, che cosa intendeva dire? Beh, l'ultima, se vogliamo metterla sul tavolo così, il MES. Questi signori hanno firmato dei documenti senza avere l'avallo del Parlamento. Quali documenti sono palesemente contro l'interesse del nostro paese? Ecco, però facciamo un po' di chiarezza. Intanto il documento è stato sviluppato durante il governo giallo-verde, cosiddetto, no? Perché l'accordo è stato perfezionato a giugno, quando al governo c'era la Lega. No, non è stato perfezionato a giugno. L'accordo è arrivato sul tavolo a giugno. No, l'accordo è stato perfezionato perché è cominciato a dicembre dell'anno scorso l'iter. Dov'era la Lega quando si discuteva questa cosa qua? Cioè, il ministro Tria faceva da solo senza dire niente a nessuno. E le sembra possibile questa cosa? È la verità. È successo questo. Ma allora questo non è un problema da parte, cioè non è stato un problema da parte della Lega di non verificare quello che stava succedendo? No, è stato tutt'altro. Il discorso è stato che la Lega ha sempre detto no a questo tipo di governo, a questo tipo di accordo, ma perfino i 5 Stelle hanno sempre detto no a quell'accordo fatto in quella maniera. Questa è la verità, questo è quello che è successo. Poi qualcheduno si è preso la briga di portare avanti un discorso, di prendersi degli impegni senza essere passato attraverso il Parlamento. Evidentemente questo serviva a mantenere la posizione, ecco, la sedia però ben attaccata al sedere di qualcheduno. Qualche giorno fa, lunedì scorso, il Presidente del Consiglio ha elencato, mi sembra, 26 o 27 passaggi parlamentari, anche in maniera abbastanza precisa, puntuale, in cui si faceva vedere appunto i passaggi in commissione, i passaggi in Parlamento, i passaggi in Consiglio dei Ministri. Addirittura c'era una nota del senatore Bagnai, che è un leghista, presidente della Commissione Bilancio del Senato, in cui si ringraziava il ministro per il lavoro che stava facendo. Ma erano tutti ciechi, tutti sordi, tutti... Cioè, non lo so, mi dica lei. No, le dico esattamente quello che è stato riferito non più tardi di martedì scorso da parte del nostro segretario federale, con tanto di date, cronostoria, dove si dice in maniera molto chiara ed esplicita, ma senza ombra di dubbio, non che ce ne fossero, è vero, ma a supporto proprio di questo discorso. Allora, quello che ha detto Conte cos'è? Sono tutte fesserie? Ma evidentemente, se oggi c'è ancora Conte, nonostante il passaggio, il cambio di governo, se oggi l'Europa in qualche modo ha sostenuto questa posizione, ci sarà stato un motivo. Probabilmente il motivo era questo, perché questa situazione è solo ed esclusivamente nell'interesse delle banche tedesche. Quando è toccato alle banche italiane avevamo il bail-in, il famoso bail-in, e abbiamo dovuto pagarcele noi italiani, le nostre banche, con tutti i problemi che abbiamo, con tutti i debiti che abbiamo. Oggi tocca alle banche tedesche, il governo tedesco, lo Stato tedesco, non è proprio nella situazione in cui versa, dice, lo Stato italiano, e pretenderebbero pure che, ecco, gli paghiamo i debiti delle banche. Però questo della storia dei debiti delle banche, tutti i commentatori, tutti gli esperti, eccetera, eccetera, dicono che non è assolutamente vero. Allora, è possibile che la Lega soltanto da sola sostenga una tesi che tutto il resto del mondo invece afferma essere inesistente? Cioè, non le sembra un po', un po' bizzarra questa situazione? Guardi, le bugie hanno sempre le gambe corte. E nella situazione in cui ci troviamo oggi non c'è nessuna fretta di firmare questo documento.
Perché, infatti, perché è tutta questa fretta? È stato rinviato, peraltro. Perché se non c'era la Lega a tirarlo sul a metterlo sul tavolo oggi, nessuno avrebbe saputo di questo documento, sarebbe passato in sordina, sarebbe stato firmato ed era finito. Però lì. Gli altri dicono che in realtà il documento era noto perché è stato portato in Parlamento. No, in Parlamento no, è stato discusso nel Consiglio dei Ministri, la Lega ha sempre anche detto in commissione no. parlamentare. Vabbè, comunque, questa è la sua opinione, per carità. Pronto? Io poi sono a Bruxelles. Sono Vincenzo, buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera. Comunque su questo MES mi sembra che è nato nel 2011 col 2012, sì, nel 2012 no, è stato... No, è stato firmato sì, Monti. È entrato in vigore nel 2012. È stato firmato, l'ha firmato sì, è stato Monti, ovviamente, no? È stato progettato prima, certo. Anche questo MES, adesso quando sarà firmato, che ancora non è firmato, forse deve essere approvato dal Parlamento europeo e poi ogni governo se lo deve votare da per lui. Non è che va così. Credo che è un accordo e quindi credo che non debba non ci debba essere, credo, è un passaggio parlamentare. Deve passare dai parlamenti poi. Il Parlamento italiano credo ne debba prendere atto, però in realtà è un accordo tra governi, credo che sia il Consiglio d'Europa che decido. Comunque questa cosa... Comunque fino all'anno 21 a dicembre non sapremo niente di questa storia. Sì, ma tanto l'hanno rinviato ormai all'anno prossimo, quindi per adesso... prego. È il fatto che parliamo di questo MES e non parliamo proprio degli altri problemi. Certo, no? Infatti. L'uomo al comando, per amor del cielo, no? Le elezioni, Dario, lei ha letto prima quella notizia del proporzionale. Sì. Ricordo che 7-8 regioni hanno chiesto il referendum per il maggioritario. Sì, infatti. Resterei molto deluso, ma molto deluso, se veramente c'è stato quell'accordo sotto banco con Renzi, no? Ma Salvini lo ha smentito in questa stessa intervista, ha detto che non è vero che resterei deluso se l'avesse fatto. Lui ha detto che non è vero, ha detto che non si è visto con Renzi in nessuna villa, che non hanno fatto nessun tipo di incontro. Sta di fatto però che dice che va bene al limite anche il proporzionale, cioè che lui dice non impicco il paese alla legge elettorale, anche se, come dice lei, sette regioni hanno chiesto il referendum. Bisognerà però aspettare per capire se la Corte Costituzionale deciderà, diciamo, darà il via libera, perché sul quesito deve decidere la Corte Costituzionale. Dario, ma di noi cittadini la politica romana se ne frega. Quando andiamo a votare per le europee, uno scrive Lucchini, Ciocca, qualunque nome via, no? A Roma andiamo a fare un segno di croce come gli analfabeti dopo la guerra, si votavano col numero, no? Si portavi lo stampino del numero perché non scrivevi il nome allora, no? Sì, certo, si poteva scrivere anche il numero, sì. E con la matita andavi intorno al numero, no? Adesso ci trattano proprio. Signor Renzi si è portato via i deputati, ma i deputati sono del popolo, non sono del signor Renzi. E noi li dovremmo votare, le province non ce l'hanno fatto più votare, se la cantano solo loro, no? Sì. Quanto è bello andare a votare, anche per il signore, è stato eletto sindaco, però scrivevano il suo nome là, certo. I suoi consiglieri, veniva scritto il nome. Invece per la provincia se si torna al proporzionale come lo vogliono fare, probabilmente metterebbero di nuovo la preferenza, quantomeno quella, diciamo, di genere, quindi due preferenze, una maschile e una femminile. Dario, io mi auguro, perché io sono anziano oramai, non le ho viste tutte nella Repubblica, no? Però se veramente salta fuori questo, non mi convince questo fatto, all'improvviso vuoi il maggioritario, convince le regioni a fare il maggioritario, no? E tutta va il referendum e oggi salta fuori o proporzionale. Questo però bisognerebbe chiederlo a Salvini. Abbiamo chiesto all'onorevole Lancini, dice che insomma è possibile, per carità. L'importante è votare. L'importante è votare. Grazie. L'importante è votare. Certo. Grazie Vincenzo, buona serata, grazie. Però vede che anche i nostri telespettatori sono un po' sorpresi, perché effettivamente sembra un po' un cambio di direzione, no? Lei dice proprio di no. No, io dico che bisogna dare la parola all'elettore, al cittadino elettore. Se c'è un maggioritario, meglio. Se avere il maggioritario oggi significa perdere tempo, e non abbiamo tempo, perché il tempo è denaro e questo paese non se lo può permettere di perdere altro denaro, di perdere altro tempo. Se è così, è meglio comunque
pur di andare a votare, perché siamo sicuri che faremo la differenza intesa come, per quello che le dicevo prima, che non ci saranno più problemi di spostamenti, quindi andiamo a votare, facciamo esprimere il cittadino. Noi abbiamo due messaggi vocali su WhatsApp, vediamo se la regia, se mi dà un cenno, se riusciamo a sentirli, mi dite regia se possiamo mandarli in onda. Gentile giornalista, gentile ospite, volevo dire che Matteo Salvini intendeva dire ad agosto 19, perché il problema di tutti noi, tanti non ricordano la cronologia, la memoria non è una patata e il fagiolo nel minestrone quando è stato messo uno o l'altro, ha chiesto pieni poteri, nel senso non rappresentava più il 17% che ha da due anni ormai a marzo 18, marzo 20 lui ha 17% e 17% di seggi in Parlamento, quando la società ha il doppio. Quello voleva dire, così non governo col 17, non rappresento, non siamo rappresentati nell'Italia che abbiamo il doppio di voti. Quello era il senso. Ha ragione, così non cosa governava col 17. E lo trattavano come uccello di bosco. Quindi nella società la Lega e Matteo hanno esattamente il 34, 33, 32, quel che l'è, in Parlamento 17 da marzo 18, due anni e tra tre mesi. Grazie direttore. Sentiamo l'altro. Ma se nessuno vince le elezioni, dico io, che nessuno ha la maggioranza, ma non si può andare a un ballottaggio sulle due forze che hanno preso più voti? Lo facciamo per i sindaci, lo facciamo, non so, per le regioni, non possiamo farlo anche per il governo. Ma le sembra giusto che uno che sì, che ha avuto la maggioranza, diciamo, nelle ultime elezioni, si allea con un partito che non ha votato nessuno per poter fare il governo e poi neanche le cose riescono a fare? Cioè, a me dispiace di essere un cittadino italiano. Potrebbe essere un'idea. Ecco, ha sentito i nostri telespettatori. Vabbè, uno diceva un po', siccome appunto Salvini, la Lega ha più voti oggi di quanti ne aveva nel 2018, secondo la sua opinione bisognerebbe tornare a votare. L'altro invece, il telespettatore, dice facciamo una legge elettorale che comunque permetta, in caso di pareggio, in caso di, diciamo, di vittoria incerta, con un ballottaggio, quindi con un secondo turno, di fare una scelta precisa, un po' come succede nel modello dei comuni. Sì, però Salvini ha detto più volte che non vuole il secondo turno alle elezioni nazionali. Però anche il secondo telespettatore chiedeva il voto, chiedendo di fare eventualmente il ballottaggio, sono tutte idee che escono, però anche quello chiede il voto, tutti chiedono il voto. Ho capito, tutti chiedono il voto, però al voto non ci si va se non c'è, se c'è una maggioranza in Parlamento, e c'è una maggioranza in Parlamento, cioè non significa questo forzare le istituzioni. In fondo la Costituzione dice che le Camere sono elette per 5 anni e se c'è una maggioranza il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Ma secondo lei stiamo governando bene? Ma questo adesso io non voglio esprimere un giudizio. L'Italia sta andando bene? Questo io non esprimo un giudizio, però non si può andare avanti così, si va indietro, non si va avanti. Questo è un giudizio politico e io lo capisco, per carità. Evidentemente qualcheduno ha interesse a mantenere queste posizioni politiche, questo è chiaro. Beh, è evidente che per esempio i 5 Stelle hanno un interesse ragionevolmente alto a tenere in piedi il governo, perché in caso di elezioni avrebbero sicuramente un risultato molto più negativo. Vede, di quando, come le dicevo prima, se le cose andessero bene, pazienza, ma le cose vanno male e i cittadini stanno pagando perché questi qua non si scollano dalla sedia. Però non va bene, non funziona così. Io capisco, cioè il suo ragionamento politico lo capisco, il ragionamento istituzionale no, perché la scelta, diciamo, delle elezioni che deve fare il Presidente della Repubblica non è una scelta libera, lo dico tra virgolette. Il Presidente della Repubblica è obbligato a guardare la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che in Parlamento c'è una maggioranza. Nel momento in cui non ci fosse più una maggioranza, allora il Presidente della Repubblica potrebbe tranquillamente sciogliere le Camere. Io mi ricordo che un altro Presidente della Repubblica, nonostante ci fosse la maggioranza e il governo c'era Silvio Berlusconi, l'ha mandato a casa. Come sarà? Si è dimesso Berlusconi. Lei parla del 2011. Ma era travolto da un'Europa Di là li travolgono, di qua li sostengono, anche quando sono sotto acqua. Questo è un altro discorso. Non funziona così. La gente, il cittadino non può essere preso in giro. Va bene. Andiamo in pubblicità, torniamo fra un minuto e poi sentiremo un ospite appunto telefonico, come dicevo prima, molto interessante, e torneremo a discutere ovviamente di quello che sta succedendo. A dopo.
Siamo di nuovo in onda, in attesa di avere l'ospite telefonico. Continuiamo a discutere ovviamente con il nostro ospite, Oscar Lancini, che è eurodeputato della Lega ed è stato a lungo sindaco di Adro, come ricordava qualche nostro telespettatore, anche protagonista di una epica vicenda all'epoca un contrasto abbastanza forte con l'allora ministro della pubblica istruzione, che era la forzista Maria Stella Gelmini, peraltro. Sa qual è il bello? Che la gente si ricorda delle scuole di Adro per il sole delle Alpi. In realtà, pensi un po', 10 anni fa le scuole di Adro erano tra le poche scuole costruite a norma di legge. A norma di legge, beh certo, perché poi lei l'aveva fatta nuova la scuola, anche grande, mi ricordo. Abbiamo con noi però in questo momento in onda, io lo saluto e lo ringrazio, il professor Mauro Calise. Buonasera professore. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Buonasera. Il professor Mauro Calise è un politologo molto conosciuto, è professore di scienza politica, ordinario di scienza politica all'università, alla gloriosissima Università Federico II di Napoli, ed è autore anche, tra l'altro, di un libro che è uscito adesso, di cui stiamo facendo vedere la copertina, Il Principe Digitale, scritto insieme a Fortunato Musella, che è un collega del professor Calise. Un libro che prosegue, diciamo, quel filone di ricerca che è iniziato tanto tempo fa, proprio con un libro, diciamo, che è rimasto anche questo tra i più importanti dell'analisi politica italiana, cioè Il Partito Personale, nel quale il professor Calise spiegava come si stava modificando e in che modo la realtà politica italiana con l'avvento di Silvio Berlusconi. Ecco, io ho letto questo libro, professore, le dico la verità, con molta attenzione e anche con molto piacere, perché questo libro apre gli occhi su tantissime cose. Però la prima domanda che le voglio fare e parto da una domanda che lei stesso si fa nel volume, cioè: siamo alla vigilia del tramonto della democrazia così come l'abbiamo conosciuta, o invece siamo all'inizio di una sua rifondazione? Perché questo è il tema, secondo me, del libro: un sistema che sta finendo e un sistema che si sta affermando, ma non si capisce bene, diciamo, a che punto siamo di questo passaggio. Ma sì, noi siamo a un passaggio storico, questo ormai l'abbiamo capito, il livello di volatilità, di cambiamento, di sorprese, un presidente come Trump che arriva del tutto inaspettatamente, anche grazie a una campagna di 180 milioni su Twitter, questi sono quelli spesi nell'estate, un capovolgimento di fronte in Italia con Matteo Salvini che raddoppia nel giro di meno di un anno i suoi consensi grazie a un uso molto sapiente e professionale, diciamo, della cosiddetta bestia, cioè praticamente del sistema di comunicazione attraverso Facebook. Potremmo continuare con le campagne elettorali, le vittorie di Modi in India e di Bolsonaro in Brasile attraverso WhatsApp, con una, anche in questo caso, campagna ramificata, estremamente professionale, innovativa. Cioè la rete sta cambiando il modo di fare politica e questo non ci deve sorprendere, ha cambiato le nostre vite profondamente. Io faccio una battuta, dico che adesso ci sono 2 miliardi e 600 milioni di giornalisti, cioè ognuno che usa Facebook di fatto gestisce in proprio le proprie opinioni pubblicamente, quindi è un fenomeno di una portata straordinaria. Tutto questo è avvenuto nel volgere di una decina d'anni. Infatti questa è la cosa interessante, perché lei dice nel libro: la rete è il campo ormai dove si vincono le elezioni, cioè ormai è imprescindibile, non si può più farne a meno. Assolutamente, non è l'unica arena naturalmente, perché poi tutti dicono ma sono importanti anche i rapporti porta a porta, il territorio, ma certo è importante ancora, c'è sempre questo meccanismo che si definisce di remediation, no? Cioè i nuovi media non sostituiscono completamente vecchi, è importantissima la televisione, ma per andare in televisione bisogna fare i soldi attraverso la rete, come fece Obama quando vinse nel 2008. E come dire, c'è una cultura della rete che o i partiti ce l'hanno o i leader ce l'hanno oppure non riescono a sfondare. Questo è un po' il dato, ed è un dato che si legge benissimo nel declino del centro-sinistra, che su questo fronte ha segnato il passo, per usare un eufemismo, più semplicemente certo, non ha capito che cosa stava succedendo. Ecco, a me ha molto colpito, no, nel suo libro, una riflessione che lei fa sul dubbio che le nuove campagne elettorali condotte sui social media
siano compatibili con la democrazia, no? Lei scrive proprio così. Cioè, perché ovviamente il discorso è lungo e non possiamo farlo in pochissimi minuti in televisione, però insomma lei sostiene che la manipolazione dei social media, o meglio l'eterodirezione, cioè il fatto che la gente si illuda di essere protagonista ma in realtà poi è diretta nell'uso dei social media, alla fine possa anche in qualche modo scardinare l'idea stessa di democrazia. Ma questo è naturalmente un rischio, anzi più che un rischio, abbiamo visto cosa è successo con la Brexit, la denuncia di una giornalista inglese, appunto, ha fatto il giro del mondo e ha spiegato come la Brexit sia stata in gran parte deviata praticamente dall'uso di Cambridge Analytica. Lo stesso è successo molto probabilmente nelle campagne americane con il Russiagate e con una serie di interventi fatti, diciamo, dallo staff presidenziale di Trump. Però questo è un segnale d'allarme importantissimo che non deve però farci guardare la rete solo in una ottica cospiratoria. Cioè questo problema c'è ed è un problema enorme. Al tempo stesso la rete sta ampliando in maniera straordinaria gli spazi di autodeterminazione, nel senso che le persone hanno una capacità oggi di accedere alle informazioni, di accedere alla cultura assolutamente senza precedenti, e da questo punto di vista che sta succedendo con la rete quello che successe più di 500 anni fa, anzi 600 a questo punto quasi, con la stampa, con Gutenberg, sì, certo. Con la differenza che Gutenberg ci ha messo praticamente 200 anni per produrre i suoi effetti, qui invece gli effetti si vedono in 10, sì, certo, in pochi mesi. Dobbiamo, ecco, abituarci a questa rapidità, certo, straordinaria. Poi c'è un'altra cosa che mi ha, diciamo, su cui ho riflettuto leggendo il suo libro. Lei dice a un certo punto: nella società della comunicazione, per ridare la voce al popolo disaffezionato ai partiti, la strada obbligata è il leader carismatico, no? Questo è un dato che effettivamente, diciamo, si conferma in tante situazioni come lei prima citava: Trump, la Brexit, Bolsonaro, eccetera. Però in Italia, in questi giorni, in queste settimane, per esempio, è emerso anche in maniera prepotente questo fenomeno delle sardine, che non hanno un leader carismatico, hanno una leadership come dire ampia, anche se poi si è affermato in realtà un leader, ma si è affermato perché è andato in TV a parlare, e sembra più un movimento invece partito, un movimento, diciamo, di base, un movimento che ha una amplissima base, è un vertice in realtà inesistente. Non c'è dubbio. E questo è quella terza testa, diciamo così, del principe, il popolo che si riprende lo scettro. Ora, il problema è che questo popolo che si riprende lo scettro, nel senso che comincia ad auto-organizzarsi, il fenomeno nuovo delle sardine sta proprio in questo, però poi se vuole diventare protagonista sulla scena politica ha bisogno di un interlocutore strutturato, che sia un partito, che sia un leader, perché altrimenti resta ad uno stato, diciamo così, embrionale di movimento. Adesso il rapporto fra movimenti e partiti e leader è nel mondo della rete tutto in via di costruzione. Noi abbiamo visto delle soluzioni, abbiamo visto quelle di Podemos, abbiamo visto quelle di 5 Stelle, che sembrava un'armata invincibile, a un certo punto si ha cominciato a deflagrare, diciamo. Al tempo stesso abbiamo sperimentato leadership forti con grande capacità di comunicazione, ma ripeto, siamo veramente in un laboratorio e dobbiamo avere l'attenzione a questi fenomeni e anche la capacità di leggerli, di studiarli, di analizzarli. Io dico, c'è un problema di cultura della rete rispetto al quale questo libro cerca in qualche modo di mettere po' i dati per terra. Insomma. Ecco, poi la discussione è aperta. È chiaro. L'ultima cosa che le voglio chiedere. Noi questa sera il titolo della nostra trasmissione è «Serve all'Italia un uomo forte», perché il Censis, come lei sa, qualche giorno addietro ha pubblicato il suo 53° rapporto, nel quale, dal quale emerge che metà degli italiani vorrebbe un uomo forte, o comunque non avrebbe problemi ad avere un uomo forte al comando. E lei scrive nel libro: ormai sono più di un terzo i cittadini che non pensano più che la democrazia sia preferibile a ogni altra forma di governo. Queste due cose secondo lei sono in relazione? La richiesta dell'uomo forte e questo disincanto, quasi disinteresse del cittadino, di una parte dei cittadini, verso le forme che abbiamo conosciuto, le forme storiche della democrazia? Ma guardi, intanto l'espressione uomo forte, così come viene, diciamo, usata dai sondaggi, è abbastanza generica, dobbiamo dircelo con franchezza, anche perché in una situazione in cui i partiti appaiono sempre più frammentati, il Parlamento sempre più esautorato, si metta nei panni di un cittadino,
o decide che non serve decidere, oppure dice che venga qualcheduno a prendersi un po' di responsabilità. Quindi da questo punto di vista si può semplicemente dire che noi scontiamo la debolezza cronica di un ruolo, diciamo, di Presidenza del Consiglio, di Presidente, semipresidente della Repubblica, di Premier, che in tutti gli altri paesi c'è sempre stato, e qui da noi dal punto di vista istituzionale invece no. Non è un caso che i Presidenti della Repubblica, che si chiamino Napolitano o Mattarella, godono di grande popolarità, godono di popolarità anche perché hanno autorevolezza. Quindi qui l'espressione uomo forte forse è un pochino, come si dice, fuorviante. Più semplicemente c'è bisogno di qualcuno che si assuma la responsabilità delle decisioni, e questo oggi in Italia visibilmente non c'è. Che questo poi debba degenerare in chiave autoritaria mi sembra una, come dire, conclusione un po' affrettata. Io penso semplicemente che ci voglia responsabilità ai vertici, e da questo punto di vista la leadership ce l'hanno tutti gli altri paesi e noi ancora no. Ho capito. Va bene, io ringrazio il professor Mauro Calise, ricordo il suo libro che è in libreria in questi giorni, Il Principe Digitale, scritto insieme al collega che si chiama Fortunato Musella, edito dalla Terza. Grazie professore, grazie mille e buona serata. Grazie, arrivederci, grazie. E allora, onorevole Lancini, ha sentito il professor Calise, dice in realtà l'uomo forte, per come lo vede lui, non è l'uomo forte ma sembra più l'uomo responsabile. Un po' quello che diceva anche lei, no? Che serve, gli italiani vogliono qualcuno che decida. Condivido pieno. Condivido anche la posizione espressa sulla questione della rete. Lì c'è un rapporto nasce un rapporto diretto tra l'utente da una parte e il leader dall'altra parte, senza filtri, per cui quella persona che è in grado di trasmettere e che quello che dice è quello che fa e lo dimostra, è quello che emerge. Ecco, però lì c'è un rischio che nel libro viene sottolineato, cioè il fatto che l'uso dei social media, Facebook in particolare, ma anche Twitter, costringe il leader poi a fare le cose che chiede il pubblico. Cioè, No, è diverso. Se è un leader vero, è lui che trascina il pubblico, non il pubblico che trascina, ecco, il leader. E infatti è questa che, è qui che volevo arrivare. Perché, per esempio, è successo l'altro giorno che Salvini abbia fatto una battuta sulla Nutella dicendo... Io non mangio più la Nutella perché è fatta con le noci, con le noccioline turche, e poi ha dovuto, diciamo, fare marcia indietro nel pomeriggio perché c'era stata una valanga di commenti negativi. Questo in qualche modo non condiziona troppo un leader, cioè un leader che si affida al giudizio immediato della popolazione e cambia idea se vede che le cose non vanno come dovrebbero andare. Il vero leader è quello che, quando si accorge di aver detto qualche cosa di non proprio giusto, lo corregge. Io, quando ho fatto il sindaco, se mi accorgevo di aver fatto una scelta sbagliata o di aver detto una cosa sbagliata, avevo il coraggio di prendere la persona, chiamarla, il coraggio, l'onestà di chiamare la persona e dire: mi ha sbagliato, ho sbagliato, scusa. Non è così che si fa, facciamo così perché mi sono reso conto che quello che hai detto è vero, hai ragione, l'interesse del cittadino è quello e non questo. Quindi si cambia, si fa. Quindi la Nutella andiamo tranquilli. La Nutella andiamo tranquilli sicuramente, siamo leader nel mondo grazie anche alla Nutella, alla famiglia Ferrero. E prendiamo anche prodotti italiani però, per fare la Nutella. Il problema è che le noccioline, se poi non sono abbastanza, non sono sufficienti, insomma, è quello il problema. Prendiamone un pochino di più. Tutto qua. Sì, tenga conto che la Ferrero, almeno da quello che ho letto, poi non so. Io sono andato a visitare la Ferrero, è una fabbrica di cui dobbiamo essere certo, orgogliosi. Però, diciamo, producono talmente tanta Nutella che con le noccioline italiane ne potrebbero fare sì e no un quarto di quello che fanno. Sicuramente è vero. Mandiamo la pubblicità e torniamo fra pochi istanti. (331) 3300655, ecco il telefono torna a suonare perché abbiamo sentito Mauro Calise, adesso torniamo a sentire i nostri telespettatori. Pronto? Pronto, buonasera, sono Giuseppe. Buonasera Giuseppe, da dove chiama? Sono un concittadino di Lancini lì. Ah, chiama da Adro? Buonasera. Buonasera. Aspetta un po', innanzitutto il suo ospite ha la
la memoria molto breve, perché ha appena fatto un'affermazione che le cose sembra che vada malissimo perché non ci sono più loro, però sono 2 mesi e mezzo che hanno lasciato il potere con il conto da pagare, fra l'altro. Hai capito? Quindi il conto del papete l'hanno dovuto pagare gli altri. Oltretutto ci vuole anche una bella faccia di tola, perché gli altri sono impegnati a pagare il conto e loro fanno ancora la promessa della finanziaria che era già pronta, quindi dovevano pagare la cosa dell'IVA che era già aumentata, e più c'era la finanziaria da 50 miliardi, diceva Salvini che c'era questa finanziaria che avrebbe risolto il problema. Quindi insomma, quindi lei, anche lei pensa, è tra quelli che pensano che Salvini ha fatto cadere il governo perché non voleva fare la finanziaria? Mi dica quale altro motivo poteva avere. Io credo che lui abbia fatto un errore, cioè nel senso abbia fatto una scelta, ma non ragionata abbastanza, però questa è una mia opinione, per carità, posso sbagliarmi, però ecco, molti dicono che in realtà lui l'ha fatto perché non voleva fare la finanziaria, insomma, ecco. Sì, ma allora uno può dire quello che vuole, sicuramente il problema era, si presentava in maniera forte, perché comunque trovare quei soldi lì, certo, sarebbe stato quasi impossibile, però insomma, almeno insomma, questa è nell'idea ma di molti. Allora, per fare qualcosa di concreto, provi a girare al suo ospite praticamente che idea si era fatto per trovare tutti quei soldi lì per fare... Va bene, glielo chiediamo subito, Giuseppe. Grazie mille, grazie, arrivederci. Il suo concittadino, che evidentemente però non è anche un suo elettore, dice il conto, quello che poi dice anche il ministro Gualtieri, no? Che il conto del papete lo sta pagando adesso questo governo. Sentiamo un attimo e poi dopo le lascio la parola. Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parlo? Dario, parla con Luigi. Luigi, sì, può aspettare un secondo, certo. Un minuto, che do come la parola. No, prego. E poi le do subito la parola. Cioè, quello che dice anche Gualtieri, no? Che il conto del papete lo paga adesso questo governo e il paese. Lei come risponde? Che i conti si pagano alla romana, ognuno si paga i suoi. Quello del papete se l'è pagato Salvini e quello degli altri se lo pagano gli altri. Come si fa ad arrivare a dire è colpa di Salvini che ha fatto cadere il governo se oggi abbiamo scelte di questo governo che vanno in palese contrasto con quello che c'era scritto nel programma delle due forze politiche che c'erano prima? Si parlava di flat tax, dov'è la flat tax? Ecco, però le ha chiesto... Fornero, dove è andata, certo, a finire però le ha chiesto il telespettatore, le ha chiesto, ma i soldi per la flat tax dove li avreste presi? Ma guardi, non lo deve chiedere a me. Ah, okay. Sono cose... però... Io sono sincero, non sono in grado di rispondere. Io non sono a Roma, io sono a Bruxelles. Ma io so solo una cosa, che Matteo Salvini se prende un impegno lo porta fino in fondo. Ho capito, però il problema è che i soldi sono soldi, cioè bisognava trovarne 28 per l'IVA. Bisognava che quelli che c'erano là assieme continuassero a dire sì su quello che era il programma elettorale condiviso. Va bene. I continui no hanno portato poi a questo. D'accordo. Vero? Prego Luigi, buonasera, da dove chiama? Allora, chiamo da Milano. Da Milano, allora, prego. Intanto, per prima cosa, dire che il tutto si svolge come ha fatto il 5 Stelle sui social media è totalmente sbagliato, perché praticamente il 60% della popolazione è anziana e sui social media non ci vanno. Questo è assodato. Secondo, scusate, state parlando di flat tax e cose varie, Salvini, papete, una cosa e l'altra. Ma scusate, siccome grazie a Dio do consulenza io, industriale, ma scusi, quando uno apre un'azienda proprio così a sprombattuto, non è che ha tutti i soldi in tasca. Cosa fa? Fa i debiti. E per pagare quei debiti ne deve fare altri più grossi per poter rientrare di quei debiti. E naturalmente l'utile, perché poi l'utile arriva, elimina tutti i debiti. Come si fa a pensare di stare nell'economia, quello che dice l'Europa? Ma scusi, ma noi stiamo diventando, l'Italia era un paese agricolo, qui dobbiamo tornare ai tempi, ma veramente far ragionare la gente e dire Garibaldi quando ha sbarcato in Sicilia cosa è venuto su fino in Alta Italia, ha detto abbiamo fatto l'Italia, ma gli italiani non è riuscito a farli, ma sa perché? Motivo molto semplice, le persone anziane non la pensano come i giovani. Quello che sta succedendo adesso delle sardine è una cosa e l'altra, ma è possibile che nessuno riesca a entrare nella testa e dire queste sardine non è nient'altro
che è lo sprono di qualcuno dietro per cambiare il nome al partito. Questa è la soluzione, ma non c'è altra storia, perché non sono i giovani, qui non siamo più di fronte ai 5 Stelle, perché vede, purtroppo la sinistra si interessa del centro del potere, il centro del potere dove ci sono capitali, ma la periferia la sta perdendo. Ho capito, ecco, lei ha messo tante questioni, vabbè, adesso vediamo di fare una sintesi. Grazie, bravo, Luigi, bravo, grazie, bravo. Arrivederci, grazie. Ecco, Luigi ha detto una serie di cose. Intanto una mi è parsa interessante, che in Italia c'è una frattura generazionale. Anche secondo lei è così? Cioè, in Italia anziani e giovani sembra che vadano in due direzioni diverse. Sì, condivido questa posizione. Sicuramente i giovani hanno delle idee diverse dagli anziani. Però io credo che il social network oggi sia un mezzo importante per la politica, un mezzo di comunicazione importante per la politica. Questo lo credo anch'io, perché i dati parlano di una, comunque anche gli anziani, cioè gli anziani, poi quelli che noi chiamiamo anziani, ce ne sono varie fasce. Però quello che diceva Luigi era interessante, perché il problema è che i giovani, cioè in una società che sta sempre di più invecchiando, questa frattura generazionale diventa complicata da gestire. Sentiamo un attimo, pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Michele. Michele, da dove chiama? Da Sesto San Giovanni. Prego Michele, prego. Niente, io volevo dire questo al rappresentante della Lega. Sì. Il mio parere è che l'Italia ormai è una nazione pronta per diventare una colonia, più che una nazione dell'Europa. Perché trovo che ci sia una politica dominante questa politica è fatta dai poteri forti degli attuali paesi europei che già ci comandano. Poi hanno fatto intervenire, hanno mischiato a questa politica anche la religione. Assolutamente la Lega in tutto questo discorso ha dimenticato tutto quello che era la struttura di una macro regione, o comunque sia di quello che poteva rappresentare il nord Italia per, ecco, si fermi un attimo Michele, finanziaria religiosa sì, ho capito, si fermi un secondo, può aspettare un attimo che do la parola. Allora, intanto Lancini, una cosa che le chiede Michele: l'Italia è una colonia, cioè lei che è al Parlamento Europeo ha l'impressione, se lei condivide il fatto che l'Italia sia un po' subordinata, come dire, alle scelte dell'Europa, che non sia un protagonista come paese in Europa? È evidente questo, le scelte che arrivano dall'Europa non sono nell'interesse del paese Italia. Detto questo, dobbiamo anche aggiungere che l'Italia fa parte dell'Europa. Senza l'Europa, l'Italia, oggi le nostre aziende non riuscirebbero da sole a far fronte ai mercati, alla globalizzazione. L'Italia è in Europa così come l'Europa è nel mondo, quindi non possiamo uscire da questa Europa. Possiamo cambiarla, dobbiamo cambiare questa Europa. Però poi dice anche Michele, avete dimenticato la vostra strategia della macro regione Nord Italia, poteva essere, se ho capito bene Michele, lei dice la macro regione poteva integrarsi meglio nell'Europa perché era più forte rispetto. Sì, però noi dobbiamo seguire il passo della politica nazionale che non ce la consente. Sentiamo Michele in studio, perché altrimenti il nostro ospite non lo sente. Prego, no, lei diceva, no, Michele. No, dicevo che quello che dicevo come macro regione, intendo che comprendeva sia l'Austria e tutta la Bavaria. Sì, no, no, ma io ho capito quello che dicevo. Della Germania. Certo. Va bene, intanto la ringrazio Michele. Grazie. Cioè, perché l'idea iniziale, anche l'idea di Bossi, l'idea di Miglio, no, era anche di portare quel pezzo di Italia. Certo, oggi lei ha detto ormai le cose sono cambiate, però l'idea oggi era... si parla di autonomia, certo, delle regioni, che è una cosa diversa. Però l'autonomia delle regioni non comporta, diciamo, un cambiamento nella politica europea, perché le regioni sarebbero autonome, se lo saranno ancora di più, però la politica, diciamo, estera compete sempre allo Stato nazionale. Sì, lo Stato nazionale, che è chiaro che se noi cambiamo il governo una volta all'anno in Europa abbiamo sempre meno peso, abbiamo sempre meno rispetto. Questo è un problema. Ecco, però
questo d'accordo, però la Lega in Europa è abbastanza isolata, no? Cioè le elezioni europee voi le avete affrontate dicendo noi vogliamo cambiare il Parlamento europeo, vogliamo cambiare l'Europa, alla fine in realtà siete stati un po' messi nell'angolo rispetto alla maggioranza che oggi governa l'Europa. Qual è però in realtà se lei considera che la von der Leyen è stata eletta con 8 voti di scarto, capisce bene, nell'ultima seduta plenaria abbiamo votato per la Commissione è stata votata dal Parlamento, ma ognuna di quelle parti che sostengono la von der Leyen nell'espressione del voto hanno detto in maniera molto chiara ed esplicita: attenzione che ti votiamo oggi, ma ogni volta sarei messa sul banco. Però diciamo che la Lega però è fuori. Prima o poi dovranno venire a chiedere. Di sicuro questo è matematico. Per come ci stanno i numeri oggi è così. Detto questo, ovviamente il paese Italia deve giocare la sua partita. E noi abbiamo però dei primi ministri che giocano la partita per i tedeschi. Però è quello che lei diceva prima il nostro telespettatore Carlo, che diceva: per essere forti bisogna essere uniti. Perché, e poi andiamo in pubblicità, perché è impossibile, per esempio, in Europa che la delegazione italiana sia unita? Cioè, non si dovrebbero far prevalere gli interessi nazionali rispetto a quelli di parte quando si ragiona in Europa? E allora un parlamentare europeo che vota per l'abolizione della plastica, cioè per la plastic tax poi evoluta in Italia dopo, ha votato a favore del Paese Italia o ha votato contro il Paese Italia? Visto e considerato che la plastica monouso, questa, i più bravi a farla in Italia sono gli italiani. Ecco, e questo però lo capisco, però d'altro canto se, però ha votato contro. Però se il mondo sta andando a rotoli e c'è un inquinamento globale questa è una bugia. Questa è una bugia. Allora, questa plastica non inquina. È l'uomo che la butta nel fosso la plastica che inquina. La pistola non uccide, è chi tira il grilletto che uccide. Io però... Allora se questa plastica noi la recuperiamo e la ricicliamo come fa l'Europa, sono i paesi dell'Asia e dell'Africa che inquinano. Va bene, io sono d'accordo sulla plastica posso essere anche d'accordo, sulla pistola no. Secondo me la pistola uccide e non bisognerebbe farla. Però questa è una mia idea, lei non la può condividere perché è bresciano e quindi il suo elettorato non glielo perdonerebbe. Sono un amante delle armi. Mandiamo la pubblicità e poi torniamo. Siamo tornati in onda, siamo con Oscar Lancini, eurodeputato della Lega, abbiamo ancora qualche minuto, voglio leggere un paio di messaggi che ci sono arrivati. Allora, il primo è di Marco da Monza, dice: secondo me non serve l'uomo forte, ma serve l'uomo credibile. E questa mi sembra una buona considerazione. Invece Vincenzo da Cologno Monzese dice: volevo dire che ormai è abitudine dare la colpa a Salvini. Il governo precedente non poteva andare avanti perché per Salvini era come combattere contro i mulini al vento, lottare tutti i giorni con i 5 Stelle per i continui no, e non perché era il governo Salvini, aveva la bacchetta magica dopo i disastri combinati dai governi precedenti negli ultimi 10 anni. Un po' quello che diceva lei, cioè che non si poteva più governare. Però il nostro Marco da Monza dice: serve l'uomo credibile. Che cosa fa la credibilità in politica? Cioè, secondo lei, come si conquista la credibilità in politica? Con la coerenza. Se una persona è coerente e mantiene gli impegni che prende, è credibile. È credibile. La persona credibile oggi non è solo per l'italiano, ma anche per l'Europa. Ecco, ma la Lega è credibile in Europa, secondo lei? La Lega è credibile nell'Europa, solo che l'Europa non condivide quello che condivide la Lega. Detta così, però, non sembra... va bene. Pronto? 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 Sì, buonasera. Con chi parlo? Buonasera. Angelo. Da dove chiama Angelo? Chiamo da Milano. Da Milano. Prego, Angelo. Senta, ascolti una cosa. Io le volevo fare anche dire questo. L'uomo forte, non l'uomo forte. Il problema è che quando è caduto il muro... c'è stata una rivoluzione, abbiamo tutti creduto che dando tutto in mano ai privati e non governando più, cioè ma centrodestra, centrosinistra, abbiamo creduto che il mondo... Invece adesso, cioè, il problema è che la politica non sa dare, ma centrodestra, centrosinistra, non sa dare una risposta sul fatto che uno lavora poco, male, a 2 euro all'ora,
che anche va a lavorare praticamente, e i ricchi, quel 40% della popolazione mondiale che detiene la ricchezza, diventa sempre più ricco, privatizza, si fa gli affari suoi, compra le fabbriche per poco, le smantella, le porta sempre... Sì, sì, ho capito, quello che dice lei. Quindi secondo lei c'è stata una falsa speranza con la caduta del muro? C'è stata una falsa speranza. La politica non governa, ma sto parlando, ma non solamente la politica italiana, sto dicendo la politica in generale. Sì, sì, no, ho capito quello che dice. E poi bisogna andare sui privati. Vado a vedere in tutto il mondo. Cioè c'è gente che magari va alla mensa dei poveri e lavora, però non ce la fa. No, ma ho capito. E la politica non sa dare una risposta. Va bene. La politica in generale, mondiale, dovrebbe... governare come sì, governava sì, no, ho capito perfettamente Angelo, ho capito perfettamente. Grazie Angelo, grazie. Ecco, Angelo dice la politica non governa perché in realtà comandano gli altri, comandano i poteri forti, comandano le economie, comandano... Lei, stando al Parlamento europeo, ha l'impressione talvolta che la politica non sia così efficace come vorrebbe essere? Vede, Matteo Salvini è l'unico che è stato in grado di dire all'Europa a casa nostra comandiamo noi. È l'unico che è riuscito a piegare in Europa quella gente che pretenderebbe di venire a casa nostra e di dirci quanti ne dobbiamo accogliere, come li dobbiamo accogliere e perché li dobbiamo accogliere. Però il signore parlava più con di ipocrisia, perché più poi, che di immigrazione. Sì, sì, ma era l'esempio, è l'esempio più eclatante. Io ero là e vedere la reazione di quei poteri forti di cui parlava questo signore all'interno del Parlamento, di fronte all'impotenza di un Matteo Salvini che decideva a casa sua e, contrariamente a quello che pretendevano loro, portava avanti gli interessi degli italiani, è la dimostrazione vera che questa Europa si può cambiare. Gli interessi però non degli italiani, gli interessi degli italiani che votano Lega magari, o dell'Italia che vota Lega, perché non sei, per esempio non sono i miei interessi, per dirle, cioè nel senso, capisce? Sì, però poi dobbiamo fare i conti con il portafoglio. Però. Pronto? È quello pronto, di tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Sono Enrica da Monza. Buonasera, signora Enrica, prego. Io ho lavorato molti anni con la Germania e leggo qualche titolo di giornale. Sì. Quando Salvini ha fatto saltare il governo... Io ho letto sul Tagesspiegel, che è il quotidiano più diffuso in Germania, Salvini lascia, o comunque fa cadere il governo, l'Europa trema. Quindi questo vuol dire, a parte il fatto che non era l'Europa che tremava, era la Germania casomai che tremava, perché Germania e Francia in pratica credono di essere l'Europa in totale, no? A questo punto, come diceva prima il signore lì presente, no? È chiaro che la Lega in Europa ci sta, ci vuole stare, ma questa Europa, al posto di essere unita, perché non diventa federale? L'Unione Europea che fa due pesi e due misure per le cose che possono essere fatte in Germania e non in Italia, è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Vengono permesse cose ad altri paesi che in Italia per ma che cosa per esempio signora Enrica? Per esempio l'anno scorso quando si trattava dopo i gilet gialli di far superare alla Francia il limite è stato fatto in cioè in realtà la Francia lo ha superato senza chiedere il permesso più di una volta La Germania che cosa ha fatto? Quanto ha reinvestito del surplus guadagnato? Sì, però il problema è che... Sì, no, ma io lo capisco, signora Enrica, lo facciamo anche noi. Poi dopo partono, come dire, le rimostranze. Cioè, ma non è che cambia... Io lo capisco il ragionamento che fa lei. Cioè, lei dice, in un'Europa federale, probabilmente gli stati nazionali avrebbero maggiori possibilità di muoversi più liberamente. Ecco, questo... In un certo senso sarebbe anche opportuno, perché a un certo punto, allora, in un'Europa unita, mi spieghino perché la Germania non vuole gli eurobond. Però va bene avere un MES che salva le banche. Tedesche, ma anche quello va bene, signora Enrica. Io, però abbiamo fatto una puntata la settimana prossima. Il MES non serve a salvare le banche, lo dico ai nostri telespettatori. Va perché... bene, allora lasciamo a parte questo discorso. Però, per esempio, qualcuno mi può spiegare perché non si fanno gli euro bond? Glielo chiediamo al nostro ospite. Grazie, signora Enrica, grazie. E perché non si fanno gli euro bond e soprattutto perché, secondo lei, diciamo, l'Europa... cioè perché molti cittadini italiani pensano che l'Europa sia ostile all'Italia? Perché lo è, lo dimostrano i fatti.
questa Europa che entra a gamba tesa negli interessi dello Stato italiano con leggi bloccando bilanci semplicemente perché stiamo parlando di Italia e in Italia c'era un governo orientato in una certa maniera. Non fa la stessa cosa con la Francia, non fa la stessa cosa con la Germania, chiude accordi commerciali con i paesi nel mondo nell'interesse della vendita delle macchine tedesche e della vendita delle macchine francesi a scapito del nostro mondo agricolo e del nostro mondo alimentare. E allora come la dobbiamo definire questa Europa? Ripeto, l'Europa è importante per le nostre aziende, senza l'Europa non andiamo da nessuna parte, ma dobbiamo cambiarla. Senta. Borghi ha detto l'altro giorno che l'euro, l'euro, stare nell'euro non è un tabù, cioè uscire dall'euro meglio non è un tabù. Oggi Salvini nell'intervista ha detto, in un passaggio ha detto non voglio uscire dall'euro. Insomma, anche questa cosa, perché Borghi, che pure è un leghista importante, perché è il presidente di una commissione parlamentare, continua a insistere sull'uscita dell'euro? Che, qual è il messaggio che vuole lanciare? Non lo so, non lo capisco, sono sincero. Da eurodeputato protendo più sulla posizione di Matteo Salvini. Va bene, noi dobbiamo ringraziare Oscar Lancini per la sua partecipazione, per essere stato così gentile. Ovviamente io ringrazio tutti i nostri telespettatori, come sempre hanno messo nel piatto tante questioni, abbiamo cercato di rispondere dove abbiamo potuto. Ringrazio ancora, vi do appuntamento alla settimana prossima, grazie e arrivederci. Grazie a voi, buonasera. Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.